Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi vi porto una nuova demo tra quelle disponibili su Steam per lo Steam Next Fest. Oggi si tratta di Hunchback's Dungeon, ovvero il Dungeon del Gobbo, ed è un action roguelike bullet hell dove vestiremo appunto i panni o di un gobbo o di un mercenario e dovremo uccidere queste varie ondate, come è solito in questo genere di giochi, di mostrilli assassini. Il gioco è molto divertente, tra l'altro è fatto con Godot, non una cosa che capita spesso di vedere, e uno degli aspetti più belli in assoluto di questo gioco, a parte le meccaniche e la grafica, sono le musiche. Le musiche sono una cosa bellissima, le voglio assolutamente su Spotify per portarmele dietro, perché sono molto carine e vi entrano in testa e non escono più. Adesso lo vedrete. Allora, iniziamo immediatamente. Vi ricordo che se voleste seguire il gioco o provare la demo nel caso fosse ancora disponibile, qua sotto in descrizione troverete il link alla sua pagina Steam. Inoltre vi ricordo che potete lasciare un like al video, un commento o mettere o seguire il canale. Detto questo, iniziamo. Gobbo mercenario, ovviamente caratteristiche diverse. Iniziamo col gobbo, sfera di fuoco come magia con cui iniziare, blob velenoso o scintilla. Scintilla perché passa il danno da nemico a nemico. Vai! Sentite le musichette? Eccolo qui il nostro gobbettino, guardate come muove le braccine. C'è in particolare una delle musiche troppo bella. Vedete, i livelli durano una manciata di secondi, ma è il giusto, è proprio perfetto secondo me. Questo quando avete qualche minutino libero ve lo consiglio assolutamente. Allora, che compriamo? Qui ci sono i potenziamenti o i nuovi attacchi. Potenziamo scintilla livello 2, vai. Qui tutte le stat, qui avremmo potuto fare un reroll, ma non abbiamo soldi, vai. Una cosa che non ho capito è perché alcune magie non si possano potenziare a livello 3. Non so se sia dovuto al fatto che magari hanno solo livello 2, o non siano state ancora implementate. Occhio, occhio. Ci sono gli scheletri Robin Hood, la pozioncina. Ammazziamo tutto, gli scheletrilli. E abbiamo preso uno di danno. Non vi preoccupate perché poi quando finisce il livello vi curate. E recuperate anche tutte le monete, quindi guardate, abbiamo già visto prima, però vedete, non c'è bisogno neanche di preoccuparsi troppo a raccogliere tutto. Allora, che facciamo? Più oro, zona avvelenata, zona elettrica. Andiamo con l'elettrico o facciamo un reroll? Andiamo con l'elettrico, va. Facciamo un reroll. Più precisione, più range, ok. Vediamo un po' che fa sta cosa. Ah, crea anche questo una zona elettrica, ok. Pensavo che si sarebbe diffusa dal personaggio. Meno male possiamo venderla, perché non mi fa proprio impazzire. Dobbiamo andare un attimo un po' più veloci, perché schiviamo veramente piano. E dopo ci sono mostri arrabbiati. Oh, come sempre non faremo un'ora di video, faremo una ventina di minuti come per tutti i bullet hell action roguelike che abbiamo visto fino adesso. Eccola, sentiamo il nuovo brano. Allora, questo lo vendiamo, ciao. Via. Più velocità, grazie. Vedete, questo non possiamo comprarlo. Quindi, reroll. Questo costa troppo a me, però possiamo aumentare la velocità. Reroll. Più armature, più vita. Raggio velenoso? Andiamo con raggio velenoso, in caso lo vendiamo. Ok, il raggio velenoso non è male.
Sembra che abbiamo i phaser. Ci sono anche gli alabardieri adesso. Mamma mia, voglio veramente almeno 12 brani così, eh. Troppo belli. Questi per la palestra sono perfetti. Ti pompano al massimo. Bellissimo. Ma non è il brano preferito. Vediamo quando arriva. Occhio, occhio, che ci fanno la chiusa. Olle. Non so quando termini il livello normale. Non posso. Più velocità, grazie. Bello questo. Ottimo, vai. Raffica infuocata. Se non erro, questo è sviluppato tutto da una sola persona. Eccola. Oh, rattoni. Ah, i rattoni. I ratti sono più grossi del gobbo. E improvvisamente il gioco è diventato Plague Tale. Non so quante diavolo di demo ho provato. Perché poi quelle che ho provato non sono solo quelle che ho portato sul canale, eh? Perché ce ne sono altre che ho provato, ma erano in stadi pietosi. E quindi ciao. Casino. Veramente un casino di demo. Ogni Steam Next Fest mi chiudo proprio, ma tropperrimo. Allora, uno d'armatura, uno di vita. Fire Volley 2. Rerolliamo. Vai ancora. Raggio elettrico. Proviamo raggio elettrico, vai. Quello velenoso è figo. Vediamo quello elettrico. Un po' più lento quello elettrico. Non lo so, non mi convince quello elettrico. Graficamente è molto carino. Minimalista, ma molto carino. Poi ovviamente nella versione finale immagino ci saranno dungeons differenti, eccetera. Questi qua sono pericolosissimi. Quelli azzurrini questi, perché vi traccano con una meraviglia e vengono addosso a cannoni di fuoco. Qui ci stiamo chiudendo da soli. Siamo a 18 di vita, eh? Livello 6. Ok. 140 soldini. Eccolo. Ah, dovevamo trovare il livello 2 per arrivare al livello 3. Ok. Più precisione, più velocità di lancio. Ecco, questo è il mio preferito. Il brano. Credo, eh. Sì. Ce ne sono un paio che sono veramente carini. Guarda qua. Ormai siamo diventati proprio Terminator. Gobbo Terminator. No, non è questo. Sembrava dall'inizio, ma non è questo. Riusciremo a sbloccare la modalità difficile? Occhio agli alabardieri. Alabarda spaziale. Ok. Meno soldini, però siamo sopravvissuti. Che ci dai? Fireball? No, questo sì, grazie. Il guanto, no. Però questo di livello 1. Range e precisione, vai. Però no. Questo.
Vai. Ma se è buggato l'audio che non cambia più canzoni, mi pare sempre la stessa. Davvero, adesso ho detto che le canzoni sono bellissime. Si è buggato. Ok, no. Cambiato. No. Sì. No. La roba non ci serve, o che non possiamo portare con noi, questo sì però. Oh, maledizione. Na na na, na na na. Guarda qui, guarda. Attivate i phasers. Oh no, i balestrieri, maledetti. Livello 9, eh? Vediamo un po' se a 10 si sblocca. Quindi no, perché a 10 dovrei essere arrivato in una run, se mi ricordo. Crepate! No! Voi, non io. Vita, vita. Altra vita. 2, 1. Sopravvivi! Olle! Aumentiamo il critico, no, reroll. Reroll. Shock area di livello 3. Però non ci abbiamo. Vai, sale di livello 3. E vai. Fireball di livello 2. Fedora. Cavalieri. Mamma mia. Come abbiamo schivato quella raffica. Vieni. Sì, mi sa che si è impallato sulle stesse due canzoni. Perché c'è un motivetto molto figo. Oh no, oh no. Lassù c'era una pozione, vero? Dov'è? Lì. 3 pozioni, ammazza. Bene, bene, anzi, bene, benissimo. 18 secondi. Durano sempre di più i dungeon. Oddio. Soprattutto che abbiamo la vita aumentata e l'armatura, Resistete. Gobbo, resisti. Oh, la pozione. Ce l'abbiamo fatta. Dai. Non è roba che...
Oh, per favore. Raggio elettrico di livello 2. La mela. Ah, non posso. Era più 5 di vita, più 20 di danno, più dobbiamo vendere qualcosa. Vendiamo questo. E neanche. Oh sì. Vai. Abbiamo un'arma in meno. Ma poi magari se moriamo vi faccio vedere anche il mercenario, così proviamo a sbloccare anche le musiche. Mamma mia, che massacro! Ma 20% in più di danno. Proprio. Li friggiamo. Ehi, ce l'abbiamo fatta. Dove sta? Allora, adesso moriamo così faccio vedere anche il mercenario. E vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa. Venite, uccidetemi! Oh no! Oh no! Troppo danno! Cioè, non riusciamo a morire neanche volendo. Siamo troppo potenti ormai per le orde del nemico! Abbiamo il phaser settato al massimo. Ah, ok. Guardate come eravamo potenziati. Ok. Allora, vediamo un po' se si sono sbloccate le musiche. New run. Andiamo con lui. Ah, aspetta, back. Back to me. Questo. Vediamo un po' che abbiamo sbloccato. No, e quante... Quanti livelli so? Abbiamo sbloccato niente. Ci sono altri personaggi, vedete qui? Bene, bene. Vai, iniziamo con lui. Il guanto o lo scudo? Facciamo il guanto, vai. C'ha il mantellino e la benda sull'occhio. Bello! Rischianta in linea. Guarda qua. Vedi, questa prima non l'ha fatta sentire la musica. C'è un pezzo di questa che mi piace troppo. Le fa... Quanto di livello 1, grazie. Di livello 2. Questo. Guarda che pigne che lanciamo! Tiè! Ti sfondo le ossicina, piccolo scheletrino peloso. Olè. Ci piace questo. Facciamo un reroll? Un reroll. Spark, sì. Yes. Ah, potevamo prendere questa. Molto anni 80-90 le musiche.
Beverly Hills Cop. No, riuscito a schivare. Dobbiamo aumentare la velocità. Vieni qua, vieni qua. Un nocchino. Na na na. Come l'abbiamo schivato. Na na na. Oh, guardate che azzeccare le musiche ce ne vuole, eh? Non è una cosa così semplice. Ci sono titoloni con delle musiche così oscene che dici, ma cambiarle? No, eh? E questa. Vogliamo vedere sto poison blob che fa. No, però il danno elementale è ridotto. Ah, infatti questo è tutto ridotto. Noi dovremmo prendere quell'altro. Movimento, grazie. Spark, grazie. Vai. Sì, sì, adesso vado a vedere subito se tante le volte ci fossero su Spotify. Quello non crepa. Devi morire male, ma proprio male. Scheletrino infamone. Famino, scheletrino. Ogni tanto sento rumori quando sto con le cuffie a registrare e mi viene sempre il dubbio se siano rumori in game o rumori intorno a me in casa che magari sta venendo giù qualcosa. Allora, mettiamo questo. Reroll. Facciamo questo. Questo vedi è esoterico, però questo c'ha schivo. Vai. Ah, quello dei ratti. Possiamo quasi stare fermi, è quasi, non proprio. Tantissimo. Maledetto. Sono morti tutti i ratti? Quasi. Come il ratto di Stronghold. Mio signore, il ratto ha deciso di attaccarci. Un messaggio dal ratto. Questo. Questo. E direi che possiamo terminare qui. Abbiamo fatto i nostri circa 25 minuti. 20-25 minuti. Come avete visto, il gioco è veramente troppo carino, con delle musiche, mamma mia. Questo era The Hunchback Dungeon. Se vi dovesse interessare, qui sotto in descrizione troverete il link alla sua pagina Steam. Come sempre poi, ricordate che potete mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e lasciare un commento. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!